sono nato qui, dove chi passa stringe i pugni e taglia corto, dove lo Stato passa su se c'è un morto. Io vengo da Scampia, che è un quartiere straordinario, diversamente da quello che si dice e si racconta in giro. Un quartiere pieno di persone che lavorano, resistono. Anzi, credo proprio che Scampia sia l'unico quartiere ancora dove c'è la resistenza forte. La resistenza di Antonio Prestieri, in arte maldestro, comincia dal cognome che porta. Il padre era uno dei boss del rione Monterosa e la madre, che da piccolissimo lo porta via da quel mondo, gli regala una chitarra e Antonio capisce che si può salvare grazie alla musica. Dov'è chi sogna di poterci? La mia è stata sempre una battaglia continua per affermarmi e per far capire che c'è sempre un'altra strada. Sopra il tetto del comune e tutti i dirigenti stanno giù in riunione. I suoi padri musicali adottivi, Jacques Brel, De André e Gaber, le sue ballate, racconti poetici di amore e rabbia, come Sopra il tetto del comune, storia di un operaio licenziato che gli è valsa premi e riconoscimenti. A dormire sono un operaio che si è lasciato andare. E tutti i miei parenti stanno dietro al funerale, la la la. Io amo particolarmente le storie degli uomini e sono quelle che mi assalgono, sono quelle che rubo dagli occhi degli altri. Ma dimmi com'è, posso amare senza uno slancio sociale. Dimmi com'è, ti posso amare. Non c'è una comune morale, dimmi com'è. 10 le storie nel suo CD d'esordio, Non trovo le parole, è un filo conduttore che vale per il quartiere dove è nato e per la vita. La speranza è pregnante nel disco proprio perché senza speranza non so quanti anni ce l'ha fatto.